Quando l'Africa era nota con il nome di Continente Nero, si narrava dell'esistenza di una città dorata nei pressi del fiume Niger. Il nome della città era Timbuktu. Qui le case avevano pareti e tetti d'oro e anche la gente indossava abiti dorati. In un secondo tempo si venne a sapere che la storia era frutto dell'immaginazione e che nella realtà dei fatti Timbuktu era una città di fango, altro che oro. Con tutta probabilità la leggenda era stata diffusa dai viandanti che, arrivando in città al tramonto, nel momento in cui i raggi del sole si riflettevano aurei sulle pareti delle case, si erano inventati la storia della città d'oro. In effetti non esiste nessuna città d'oro in Africa. Eppure, a cercare bene, una città dorata invece esiste proprio e non è nemmeno molto lontana dal fiume Niger. Cosa? Non vorrete veramente andare laggiù? Immagino che non starete parlando sul serio. Oh, sì, altro che, Tommy! Raccontaci un'altra volta quella storia! Sì, Tommy, quella storia che fa paura! Quella di quel posto spaventosissimo! Beh, vediamo. L'unica storia spaventosa che mi viene in mente è quella della Grotta delle Tenebre. La Grotta delle Tenebre? Sì! È una caverna che si trova all'interno di una montagna. Ha una forma terrificante. È un posto che mette i brividi solo a guardarlo. In effetti sono in pochi ad avere avuto il coraggio di visitarlo. Pare che lì dentro succedano solamente disgrazie, delle terribili disgrazie. Ma è perfetto! È il posto che cerchiamo! È l'ideale! Di che cosa state parlando? Forse abbiamo trovato il posto per mettere alla prova il nostro coraggio. Una prova di coraggio. Niente male l'idea. Altro che, è un'idea splendida. Già, è un buon modo per guadagnarsi il rispetto degli altri. E anche per sviluppare il nostro coraggio. Ciao, ciao, noi andiamo. Guarda, andiamo, amico. Non vorranno andare davvero in quel luogo orribile. Ti dirò di più, Tommy, voglio andarci anch'io, aspettatemi. Perché non mi ascoltano mai, ragazzi? E così, suo malgrado, il povero maestro Tommy si trova a dover far parte della spedizione in uno dei luoghi più spaventosi di tutto il continente africano. Bene, questa è la Grotta delle Tenebre. Adesso torniamo indietro, d'accordo? Allora chi entra per primo? Il maestro, naturalmente. Va bene, ci proverò! Chi è stato? Sono di Kebbo, le iene. Hanno rubato qualcosa agli uomini. Mi dispiace, in realtà è colpa di quei due tonti di Dick e Bo. Dick, Bo, ehi, sono andati via. Uscite subito da quella grotta, è pericoloso. Cosa? Sono nella Grotta delle Tenebre. Codardi come Fono avranno una paura lì dentro. Dovremmo aiutarli, giusto? Giusto. Allora, Kimba, andiamo dentro anche noi. Hai visto? Nemmeno Kimba è entusiasta dell'idea. Beh, ecco, tutto sommato cosa c'è ad aver paura? Dico bene, Kimba è coraggiosissimo. Beh, aspetta a dirlo, non è ancora entrato. Facciamo un patto, se entri per primo e trovi subito le due iene, ti prometto il mio pasto di domani, d'accordo? Si può fare. Ma certo, proviamoci. L'interno della caverna delle tenebre è ancora più terrificante del suo già spaventoso aspetto esteriore. Kimba avanza lentamente, con una circospezione, mentre la luce che filtra dalle fessure disegna enormi e inquietanti ombre sulle pareti rocciose. Improvvisamente, il silenzio è rotto dal fragore di una frana. Dick! Bo!
Nessuna risposta. A parte lo sciabordio dell'acqua, la caverna sembra avvolta in un silenzio spettrale. Sarebbe un incubo perdersi qui dentro. Se mi leggo a questo rampicante, ritroverò la strada. Ehi! Dick! Bo! Rispondete! Dick! Bo! Contando sul rampicante, seguendo il quale potrà ritrovare la strada del ritorno, Kimba si avventura nei meandri più profondi della caverna. Poco distante, Dick e Bo si stanno abbracciando tra loro in preda al terrore. Kimba e le due iene finiscono in un precipizio e si ritrovano, malconci, parecchi metri sottoterra. Un conto in sospeso, lo hai dimenticato? Già! Non scherzate, non mi sembra questo il momento di darsi battaglia! Stai pronto, Kimba? Stiamo arrivando! Volete capire che dobbiamo cercare di uscire da qui? Già, però come riusciremo a salire? Boh! Nessuna idea! No! Non c'è da scherzare, la situazione è drammatica! Ah, sbaglio, c'è una luce lassù, eh? Andiamo a vedere, magari è una via d'uscita. Oh, insomma, ma quanto tempo ci mette? Lo fa apposta per farci preoccupare. Ma dovevate venire proprio qui a mettere alla prova il vostro coraggio. Guidato da Kimba, il piccolo drappello si muove verso quella che sembra essere l'unica via d'uscita possibile. A mano che i tre avanzano, la luce si fa sempre più intensa. Ma purtroppo, quando attraversato l'ultimo cunicolo, giungono nell'ennesima ramificazione sotterranea, scoprono che il bagliore intravisto poco prima non è determinato da un'apertura verso l'esterno. Ma solo un muschio bagnato che luccica. Cosa facciamo adesso? Ehi, Bo, che cosa abbiamo da ridere? Non lo so. Che c'è? Ce ne liberiamo per sempre. Ma cosa dici, ma io? Niente, ma vecchio mio, mollalo. Questa è un'occasione irripetibile.
E mollalo, che cosa aspetti? Ce ne siamo liberati! Siamo grandi, siamo forti, siamo noi di Kebbo! Su, coraggio, andiamo subito a portare la notizia a Mumu. Se grazie a noi diventerà il re della foresta, sono sicuro che ci ricompenserà! Ah, sì! Oh no, Dick, non possiamo farlo. Perché? Non ce la faremo mai a uscire da qui senza l'aiuto di Kimba. È vero, perché te lo sei fatto scappare allora? Sei stato tu a dirmi di mollarlo. Proviamo a cercarlo. Sì, proviamoci. Ah, dai. No, aiuto. Secondo me è tutta colpa del maestro. Cosa? Io dico che dobbiamo subito andare a cercare Kimba. Siete pronti? Via! Gli uomini! Scappiamo! Gli uomini! Sì, sono sicurissimo, deve trovarsi qui. Hanno cercato in tanti la città dorata, ma nessuno è mai riuscito a trovarla. Questa volta ci siamo, da retta a me. Guarda le due montagne segnate sulla nostra mappa. Sono identiche a quelle due montagne laggiù. Sì, non c'è alcun dubbio. E questo significa che la grande città dorata è sicuramente sepolta là sotto. Coraggio, porta al lavoro! Siamo in gamba, siamo forti, siamo noi. Di che Provate dalla lunghissima e infruttuosa ricerca di Kimba, le due iene si accasciano al suolo sfinite. Dick, Bo! Aiuto! Ma quale fantasma? Sono io! Che piacere, io e voi eravamo così in pena per te. Basta, non fate gli ipocriti. I tre compagni di sventura cominciano a guardarsi intorno. Sono capitati in un luogo strano e bellissimo. Una città sotterranea piena di statue imponenti e di oggetti preziosi. Ho capito dove siamo. Questa è la leggendaria città dorata. Mandy me ne aveva parlato. Caspita, quanti gradini! Mi chiedo dove porti questa scalinata. Anna, sembra che i gradini non finiscano mai. Oh, poveri noi. Ho fame, ho sete, non ne posso più. Acqua! Caspita, qui ogni cosa è fatta d'oro. Che ti importa, beviamo. Uffa, riusciremo mai ad andarcene da questo posto? Non ce la faccio più. Io non ce la faccio più neanch'io. La leggenda dice che nessuno è mai uscito da questo posto. Ti prego, Kimba, aiutaci ad andarcene da qui. Oh, magnifico Kimba. Impareggiabile condottiero. Non mi incantate con le vostre spancerie. Siete soltanto due ipocriti. C'è un fuoco che arde nella nuova stanza in cui sono capitati i tre dispersi, il che farebbe pensare che quel luogo misterioso sia abitato. Sta arrivando qualcuno. Chi sei e per quale motivo ci hai aggrediti? Ah!
Evidentemente, l'enorme tartaruga è poco incline a dare spiegazioni. In compenso, fa sfoggio di una tecnica di combattimento molto personale ed estremamente efficace. Né Kimba, né tantomeno Dick e Boo sembrano in grado di contrastarla. Un momento, ho un'idea! Kimba fa fuoriuscire l'olio dal braciere in modo che si sparga su tutto il pavimento della stanza. Per la tartaruga gigante, quel terreno scivoloso è una vera trappola. Mi spiace molto ammetterlo, ma ormai sono troppo vecchio per difendere la città dai ladri come voi. Ehi, piano, aspetta un momento, noi non siamo dei ladri, non siamo venuti qui per rubare. Ben detto, Kimba, a noi non interessa affatto tutta quella robaccia gialla. A noi interessa cibo. Fame. Ho capito. Tu eri una delle tartarughe dell'ultimo re e adesso sei il guardiano del suo sarcofago, giusto? Esatto. Kimba e i suoi compagni non hanno cattive intenzioni, è vero, ma altri stanno arrivando attratti dalle ricchezze della città. Spettacolo! La città dorata, ma allora esiste veramente? Esiste come, compare? Guardala! Ed è tutta nostra! È un sogno! Ehi, fermo, aspetta! Ci vuole prudenza! I due predoni cominciano una minuziosa esplorazione dei sotterranei e ben presto scoprono che non sono i soli lì sotto. Scusatemi se vi ho dato dei ladri, vi farò perdonare accompagnandovi all'uscita. Grazie mille, ti confesso che è proprio quel che speravo. Che bello, tra poco saremo liberi. Oh, arriva qualcuno! Questa non ci voleva. Vieni qui presto! Arrivo! No! Le vibrazioni prodotte dagli spari hanno sconvolto il fragile equilibrio sul quale da secoli e secoli si reggeva la leggendaria città dorata. A poco, tutte le colonne, tutte le statue si ripiegano su loro stesse e cadono al suolo in frantumi. La vecchia tartaruga, ultimo guardiano di quel luogo mitico, non può che assistere impotente al disastro. Le montagne tremano come fosse in corso un terremoto. Ragazzi, avete ancora intenzione di andare là sotto? Certo, dobbiamo salvare Kimba. Allora verrò con voi. Bravo, Tommy. Andiamo. Pronti? Pronti. Ehi, c'è Kimba! No! Nelle viscere della catena montuosa, le frane si susseguono l'una dopo l'altra, causando crolli che sembrano determinati dall'esplosione di una serie di bombe. Le due montagne, con l'accesso alla Grotta delle Tenebre, vengono inghiottite dal terreno. E i successivi violentissimi sommovimenti nel sottosuolo aprono profondi crepacci. Sembra non esserci più pace per le montagne che sovrastano le Grotte delle Tenebre. Sembra che i crolli, le frane, gli smottamenti non debbano finire mai. Per molti minuti ancora l'orizzonte è dominato da uno spettacolo bellissimo e terribile, mentre l'altopiano inghiotte per sempre la città dorata. Finalmente, a notte inoltrata, la situazione torna alla normalità. Davvero c'era una città là sotto? Certo, ed era bellissima. Ma ora che non c'è più la Grotta delle Tenebre, sarà impossibile arrivarci. Kimba rimane assorto per un attimo ad osservare il fiume che scorre sopra la città sotterranea. Ormai nessuno potrà più profanare la città dorata. Il suo pensiero è rivolto ad un amico dal quale si è dovuto separare troppo presto. Il vecchio guardiano, rimasto là sotto ad assolvere il suo compito fino all'ultimo. Ora la vecchia
vecchia tartaruga potrà dormire sonni tranquilli. Addio! Buona fortuna! Ti mancherai tanto! Addio! Basta, adesso torniamo a casa. A casa! Ehi, voi due, non dovevate andare sulla montagna di Buco? Oh, sì, è vero, hai ragione, ciao! Dick e Bo, le due incorreggibili iene, intraprendono la via del ritorno con il loro consueto atteggiamento beffardo. Eppure, alla fine di questa incredibile avventura, sia pure per un attimo soltanto, perfino loro hanno dimostrato di sapersi commuovere.